Buonasera e bentrovati in questa terza edizione del TG6 che apriamo con una notizia di un vero e proprio dramma che si è consumato quest'oggi a Roccaraso. Stava seguendo la lezione di alimentazione quando è scivolato dalla sedia sbattendo la nuca sul muro. È morto così Cristian Lombardozzi, 16enne di Rocca 5 Miglia in provincia dell'Aquila. L'incidente è avvenuto all'interno di un'aula dell'istituto alberghiero di Roccaraso. A soccorrerlo il medico della scuola, che ha potuto fare ben poco, come ha potuto fare ben poco anche il rianimatore giunto dall'Aquila con l'elicottero del 118. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Roccaraso e Castel di Sangro, che hanno provveduto a effettuare i rilievi chiedendo l'intervento del magistrato per risalire alle cause dell'incidente. I militari hanno ascoltato i compagni di classe e l'insegnante presenti al momento dell'incidente. Mi sono precipitato per vedere cosa fosse successo, ha dichiarato l'insegnante, e ho visto che respirava a fatica, aveva il viso bianco e a volte non respirava più o lo faceva in maniera affannosa. Ho cercato di rianimarlo col massaggio cardiaco fino a quando sono arrivati i soccorsi, ma ho capito subito che la situazione era molto grave. Il ragazzo è andato in arresto cardiaco 2-3 volte. Questa appunto la testimonianza dell'insegnante in aula al momento dell'incidente. Nel pomeriggio è giunta anche una nota dell'assessore regionale all'istruzione Marinella Scrocco. Esprimo il mio sentito cordoglio ai familiari del giovane studente e la mia vicinanza alla comunità scolastica dell'istituto alberghiero di Roccaraso per questa tragedia che ha scosso l'Abruzzo. È davvero incomprensibile come una giovane vita si sia spenta così. Andiamo avanti, protesta questa mattina a Chieti dei lavoratori della Thales, la multinazionale francese specializzata nei sistemi elettronici e di comunicazione per la difesa, che ha comunicato la volontà di lasciare la sede di via Mattei con la messa in mobilità di oltre 80 lavoratori. 80 dipendenti in mobilità e 20 trasferiti per mezzo della cessione di un ramo d'azienda ad una società malese, la Sapura. È il triste epilogo dell'ultimo incontro avvenuto al Mise per salvare la Thales di Chieti, multinazionale che opera nel campo dei sistemi elettronici e di comunicazione per la difesa, e i suoi 100 lavoratori che oggi manifestano con un presidio davanti ai cancelli di via Mattei. Il problema è il management, è la Thales Italia, che negli ultimi anni non ha investito sul sito, e pur avendoci quasi sempre rassicurati dicendo che insomma, ecco, non avrebbero mai chiuso questo sito e quant'altro. E invece da quando è aperto il tavolo al Mise abbiamo cominciato a capire che le cose stavano andando esattamente nella strada opposta. E chiaramente questo è stato, diciamo, una batosta di quelle che per i lavoratori nessuno si aspettava. Questa decisione così drastica, magari si aspettava una dimissione di commesse, si aspettava altro, ma non chiaramente questa soluzione. Secondo la regione, rappresentata da Giovanni Lolli, sarebbe inspiegabile il comportamento della multinazionale francese, inspiegabile la volontà di cessare le attività nel sito di Chieti, viste le richieste accordate, anche se con molte difficoltà, da parte delle istituzioni. Ecco dunque che dopo questa decisione si dovranno aprire tavoli di concertazione e confronto. Forse loro pensavano, quando facevano queste richieste, che erano impossibili. Noi le abbiamo rese possibili, e pur a fronte di questo ci troviamo così da un giorno all'altro di fronte a una proposta che per noi tutti è inaccettabile. Adesso ci si siede, per quanto mi riguarda sono bocce ferme, ma quello di dire chiudo, me ne vado, arrivederci, è una cosa che non si può accettare, che noi non accetteremo, e credo di poter annunciare qui responsabilmente il governo italiano non accetterà. Tre auto del sindaco di Tagliacozzo, Maurizio Di Marco Testa, sono state incendiate e distrutte la scorsa notte davanti alla sua abitazione di via Veneto. L'episodio sul quale indagano i carabinieri è quasi certamente di origine dolosa. Tutto è accaduto poco dopo la mezzanotte. Il sindaco era rientrato a casa una quarantina di minuti prima, dopo aver trascorso la serata fuori con degli amici. Improvvisamente è stato avvertito un botto. Testa è subito
uscito, la Fiat 500 in uso alla moglie era già andata in fiamme, fiamme che poi si sono propagate incendiando anche le altre due vetture. Il rogo è stato spento dai vigili del fuoco e per il sindaco, che non riesce a capire chi possa avercela con lui, si tratta di un fatto gravissimo. Si dice fiducioso nel lavoro delle forze dell'ordine che la verità salterà fuori presto. Intanto le auto sono state sequestrate dalla squadra speciale dei carabinieri dell'Aquila per i necessari controlli e per verificare l'eventuale esistenza di un innesco. L'Abruzzo stringe un accordo con la regione Molise per destinare i propri rifiuti organici nelle strutture già lì esistenti. Una notizia che ha allarmato i cittadini molisani ed è divampata la polemica. A spiegare però dettagli e modalità dell'accordo è Mario Mazzocca, sottosegretario alla presidenza della regione, che parla di tracciabilità e sicurezza garantite. In Molise polemica per l'accordo sottoscritto da Regione Abruzzo e Molise sul caso rifiuti e sulla decisione di spostare la destinazione dal Veneto alla vicina regione. Ma come spiega il sottosegretario alla presidenza regionale con delega all'ambiente, si tratta di una soluzione vantaggiosa economicamente da un lato, basti pensare alla distanza da percorrere rispetto al Veneto, e dall'altro al protocollo di tracciabilità di provenienza del materiale in questione. L'idea nostra è quella di elaborare un protocollo d'intesa che quantomeno permetta di ospitare lì una quantità non infinita né in termini quantitativi e né per troppo tempo di frazione organica nell'inceneritore, ripeto, già attivo ed esistente. Il fatto che il tutto venga preceduto da una forma di accordo istituzionale, interistituzionale fra le due regioni, diciamo che mette anche un po' al riparo dalla tracciabilità, come dire, dei rifiuti. Secondo i primi accordi, quello del Molise sarà un passaggio provvisorio per abbreviare i tempi ora che la necessità si fa più impellente. 2 anni al massimo, spiega Mazzocca, che trova sterili e strumentali le notizie diffuse in Molise dall'opposizione, che critica duramente il presidente Paolo Di Laura Frattura. Credo che l'opposizione del Molise dovrebbe ci avrebbe dovuto pensare prima, insomma, quando lo hanno autorizzato. Io ripeto, attualmente l'impianto è attivo e funzionante, quindi già brucia. E che il fatto che provengano da una forma protocollare che comunque tuteli in termini di provenienza e quindi di certificazione del rifiuto in maniera precontrollata, in maniera preventivamente certificata, appunto attraverso un accordo fra Regione Abruzzo e Regione Molise, credo che ponga riparo le comunità dalla impossibilità di conferire quell'impianto delle frazioni non consone né con il tipo di impianto né con la tutela della salute. Con le dimissioni in blocco di 9 consiglieri comunali cade a Sulmona l'amministrazione guidata da ormai ex sindaco Giuseppe Ranalli. Ascoltiamo le voci di alcuni dei consiglieri dimissionari e anche del primo cittadino, l'ex primo cittadino, che oggi in conferenza stampa ha voluto dire la sua su quanto accaduto. Finisce anticipatamente l'amministrazione Ranalli. Ieri sera alle 22 i consiglieri, 9 per la precisione, hanno firmato contestualmente le dimissioni. È stato un atto necessario perché l'hanno dimostrato fin dall'inizio del loro mandato che erano inadeguati al ruolo, le divisioni erano all'ordine del giorno, non c'erano atti amministrativi che avevano un decorso naturale. Oggi ne abbiamo preso atto e la cosa più grave è che ne prende atto la stessa maggioranza, i stessi consiglieri del PD. Abbiamo firmato le dimissioni perché è una crisi che si sta trascinando, si è trascinata per troppi giorni. Noi abbiamo cercato di tendere una mano al sindaco per cercare di evitare alla città un commissariamento. Questa mano tesa non è stata raccolta e l'abbiamo visto nei fatti. No, non è stata un'idea maturata nelle ultime ore, è una idea che nasce nel momento delle elezioni. 2 anni e mezzo fa noi abbiamo iniziato un percorso, questo percorso ha avuto la sua evoluzione. Qualche giorno fa, oramai stiamo parlando di 10 giorni fa, abbiamo fatto delle uscite importanti dichiarando che noi non eravamo disposti a firmare così per
perché per sentito dire, per letto sulla stampa, noi volevamo firmare con coscienza. Se c'era anche la possibilità di non firmare, abbiamo anche detto questo. Questa mattina l'ex primo cittadino sulmonese Giuseppe Ranalli ha voluto chiarire le sue posizioni alla città, dicendo che ci sono stati troppi veti, veti che si sono susseguiti in 10 giorni di crisi amministrativa. Il mio partito ha preso una posizione precisa, io ho lavorato in questi giorni insieme al segretario regionale e al segretario provinciale del partito. E naturalmente quella è una scelta che i consiglieri ritengo abbiano fatto a titolo personale nel far cadere un'amministrazione di centro-sinistra con un sindaco del PD. Un'azione grave, un'azione non condivisa, un'azione negata e nascosta anche ai vertici del partito. Nel paese degli esodati, dei disoccupati o degli inoccupati è impossibile accettare vitalizi e cifre da capogiro. Il Movimento 5 Stelle chiede che venga ristabilita l'equità sociale con un taglio che frutterebbe circa 500.000 euro da destinare alle categorie più deboli. Non è più tempo di parlare di vitalizi davanti a una situazione che vede l'Italia, e dunque l'Abruzzo, impoverirsi di anno in anno, i cittadini perdere lavoro o restare sospesi nel nulla come gli esodati, troppo giovani per andare in pensione e troppo vecchi per impararne uno nuovo. Il Movimento 5 Stelle torna sull'esigenza di tagliare i vitalizi, nello specifico quelli che si sommano ad uno già esistente. Secondo i conti sarebbero 500.000 gli euro risparmiati con la loro proposta e ad essere ridistribuiti sul territorio per aiutare le categorie più deboli. Il Movimento 5 Stelle dice che se le cose si vogliono fare si fanno, è soltanto una questione di volontà politica, non c'è nessun vincolo preordinato di attendere la riforma costituzionale, che niente c'entra con i vitalizi. È una legge molto semplice, cioè è una legge che propone alla Regione di non corrispondere più il vitalizio a coloro che ne percepiscono già un altro, ad esempio dal Parlamento, quindi un procedimento assolutamente semplice e di facile applicazione che permetterebbe migliaia di euro in più o meno, un risparmio stimato di almeno 500.000 euro l'anno, che francamente non sono poche. Avremmo l'imbarazzo della scelta, e se mi dovessi chiedere quale provvedimento, a chi destineresti questi soldi, mi viene in mente per esempio il Fondo per la Vita Indipendente. Il parto sì, d'urgenza che è avvenuto nei giorni scorsi ad Atri ha inevitabilmente riacceso le polemiche sulla chiusura del punto nascita ad Atri, una polemica che è subito diventata politica. Vediamo. Agita le acque politiche la nascita della piccola Noemi nel punto nascita di Atri, chiusa a novembre e riaperto d'urgenza per effettuare un parto che, in base alla nuova organizzazione sanitaria, doveva avvenire nei punti nascita di Pescara o di Teramo. L'assessore regionale alla sanità Silvio Palucci attende un resoconto sull'accaduto da parte dell'ASL e accusa chi sta strumentalizzando la vicenda per sostenere che il punto nascita di Atri non andava chiuso e che la rete di emergenza urgente ha molte falle. Tra costoro anche il consigliere regionale Luciano Monticelli e la senatrice Stefania Pezzopane, anche loro del PD, come l'assessore Paolucci. C'è una volgare strumentalizzazione, io davvero sono stanco di queste ripetute strumentalizzazioni, cioè come è potuto mai accadere che un operatore sanitario, in questo caso di una madre gravida, mettendo a rischio sia la madre che il bambino, porti in una struttura sanitaria con non un punto nascita una persona? Mi sembra assurdo, voglio aspettare che ci sia una ricostruzione. Tenete conto che esistono 305 comuni in Abruzzo, di questi 305 credo che decine di comuni abbiano una struttura sanitaria, ma vi immaginate se uno si rivolge a un medico e quel medico lo porta in un comune dove non c'è una struttura sanitaria, dove c'è una struttura sanitaria solo senza un punto nascita? Credo che siano 9-10 i comuni dove c'è un punto nascita in Abruzzo, cioè un racconto e una situazione di quelle per un disservizio potrebbe accadere in 295 comuni Abruzzo, non voglio neanche crederci, ma piuttosto il fatto che la rete di emergenza urgenza, nonostante il disservizio provocato evidentemente da qualche operatore sciagurato, e sto aspettando una relazione puntuale, però la notizia vera è che la rete di emergenza urgenza che abbiamo costruito è talmente solida che siamo intervenuti, c'erano ben 3 ambulanze in un presidio senza punto nascita in attesa di un lieto evento. Questo... Sul Mona spera ancora però? Vediamo che diranno, io credo che le sentenze del TAR sui punti nascita non è che abbiano dato ragione al lavoro che abbiamo fatto, ma siano talmente cristalline e nette da aver smascherato le volgari strumentalizzazioni e bugie dette da tanti consiglieri in questi mesi.
Restiamo in ambito della sanità perché è stata smentita la nomina di Rinaldo Tordera, direttore generale della ASL di L'Aquila Avezzano Sulmona. La nomina annunciata entro questo fine settimana in realtà potrebbe slittare a martedì prossimo. La Regione smentisce la notizia della nomina di Rinaldo Tordera a manager della ASL numero 1 Avezzano Sulmona L'Aquila, apparsa sulla stampa di oggi. La decisione del nuovo direttore generale della ASL provinciale dell'Aquila non è stata presa e nessuna riunione di giunta è stata fatta in tal senso. Si esprime così il vicepresidente della giunta regionale Giovanni Lolli sulla questione della nomina del nuovo manager dell'azienda sanitaria locale numero 1. La poltrona, ricordiamo, è vacante dopo le dimissioni di Giancarlo Silveri annunciate all'inizio dello scorso mese di dicembre ed effettive da fine anno. La giunta regionale è chiamata a decidere entro fine febbraio. L'assessore alla sanità Silvio Paolucci ha comunque annunciato la nomina entro questa settimana, ma il tutto potrebbe slittare a martedì prossimo, considerando che il presidente Luciano D'Alfonso fino ad oggi pomeriggio non sarà in Abruzzo. È in atto una discussione, ma non abbiamo deciso nulla, stiamo valutando vari tecnici, ha detto Lolli. Non è stata convocata la giunta che si farà martedì prossimo, a margine del Consiglio. Tra i nomi papabili ricorrenti c'è quello dell'ex direttore generale della Cassa di Risparmio della provincia dell'Aquila, Rinaldo Tordera, presidente attuale dell'azienda di servizi municipalizzata ASM del Comune dell'Aquila e amministratore delegato della Società Regionale Sviluppo Italia Abruzzo. Tordera non figura nell'albo degli idonei in Abruzzo, ma in quello della Lombardia, dove però non ha superato la seconda prova per entrare nella cosiddetta short list di 200 persone, anche se rientrerebbe comunque tra gli 800 idonei. Andiamo avanti, questa mattina in comune a Teramo è una riunione tra l'amministratore della Team Ranalli e il sindaco Brucchi per cercare una soluzione al pagamento dei debiti dell'ente nei confronti della municipalizzata. Continuano i problemi per la Teramo Ambiente, la società che gestisce la raccolta dei rifiuti e la pulizia nel capoluogo aprutino. Questa mattina riunione in comune per cercare di risolvere il braccio di ferro rispetto al riconoscimento dei debiti che l'ente deve alla municipalizzata, che è strettamente legato anche ad un problema più imminente, il pagamento del prossimo stipendio ai lavoratori. Secondo l'amministratore delegato della Team, Luca Ranalli, c'è il rischio concreto che l'azienda non sia in grado di onorare gli stipendi e per questo ha chiesto al comune il pagamento di circa 2 milioni di euro, 780 mila euro di fatture correnti e 1 milione e 200 mila euro di fatture scadute. Noi abbiamo sempre detto che siamo pronti a pagare questo 1,2 milioni, a patto e condizioni che si risolva un problema di natura burocratica, abbastanza semplice. Oggi questo abbiamo spiegato al prefetto, ho spiegato al prefetto e anche all'avvocato Ranalli. Non c'è nessun attrito tra noi e la Teramo Ambiente, ci mancherebbe. Però c'è un problema burocratico che va risolto. Va risolto, noi riteniamo in un modo, la Team ritiene, l'avvocato Ranalli ritiene in un altro, però alla fine cosa sta succedendo? Che per questa, diciamo, presa, vogliamo così, queste due posizioni diverse, di fatto la Team ha difficoltà a, diciamo, come dire, a riscuotere questi soldi che sono importanti e necessari per la Teramo Ambiente. Accanto ai problemi economici della Team c'è poi la visita dell'Ispettorato del Lavoro, riconducibile agli aumenti di livello operati. Anche su questo il prossimo martedì pomeriggio si terrà una seduta della Commissione Comunale di Garanzia, richiesta dal consigliere del Partito Democratico Maurizio Verna. Ma insomma, a me un po' è preoccupato questa ispezione, perché quando arriva un'ispezione in una fase così delicata come quella che la Team sta affrontando, insomma, vorrò capire perché. Questo è uno dei motivi anche dell'assemblea che io ho richiesto e che ci sarà lunedì 22 per capire bene, insomma, che cosa è successo, se effettivamente il motivo dell'ispezione sono questi livelli dati in questa fase. Insomma, questo io non lo so ovviamente, però sono un po' preoccupato, però vedremo nei prossimi giorni, perché sicuramente ne sapremo qualcosa di più. Una nuova graduatoria per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati. A dare la notizia è l'assessore regionale Donato Di Matteo alla presenza dell'associazione Carrozzine Determinate.
Un traguardo fondamentale per la regione Abruzzo e per tutte quelle persone che si sono trovate a dover combattere con la dura realtà delle barriere architettoniche nella propria abitazione, contando sul sostegno di istituzioni che poi non hanno mantenuto le proprie promesse. L'associazione Carrozzine Determinate si lascia andare alla celebrazione della buona politica, quella che ascolta e che poi aiuta davvero, e il protagonista della vicenda è l'assessore regionale Donato Di Matteo. A lui va infatti il merito di aver ottenuto quei fondi tanto attesi. C'è una delibera che porterà al completamento dei finanziamenti della graduatoria 2015 per la legge 1389, una legge che diversi anni non era stata più rifinanziata. Quando mi sono insediato io abbiamo rifatto il bando e abbiamo, diciamo, questo è il dato positivo, dato contributi e daremo contributi per tutti quelli che hanno fatto richiesta. Claudio Ferrante ricorda le tante battaglie portate avanti per sensibilizzare istituzioni e persone alla delicata questione delle difficoltà di movimento e la libertà d'azione per chi siede su una carrozzina, e celebra una giornata che ridà dignità a tante persone che hanno vissuto la propria casa come una prigione. Siamo riusciti a far reperire 3.700.000 euro, un'enormità in un momento di crisi come questa, perché siamo andati a sonare tantissimi anni nei quali i cittadini avevano subito gravissime ingiustizie, cioè avevano fatto i lavori, erano stati promessi che questi lavori erano stati, venivano pagati, alcuni avevano contratto mutui o si erano indebitati, ed oggi c'è questa grandissima diciamo risposta. La cosa importante e meravigliosa qual è? È che verranno pagati tutti, anche l'ultimo in graduatoria, cosa unica a livello nazionale. A Teramo via al progetto Cassetto Tributario, che consentirà agli utenti di gestire le proprie bollette dei rifiuti online. A tal proposito ascoltiamo le parole dell'assessore Guardiani. Parliamo naturalmente della tassa sull'immondizia, chiunque si iscriverà avrà la possibilità non solo di scaricarsi l'F24 per il pagamento, ma anche poi avere tutti i solleciti tramite email, tutti gli aggiornamenti e modificare i propri dati e comunque avere poi le bollette online. Naturalmente la commissione è inferiore rispetto a quella che si ha nelle banche non fidelizzate e il risparmio del tempo, perché si può fare tutto da casa, quindi meno file negli uffici e più tempo, insomma, che uno ha a disposizione per la vita normale, insomma. Noi naturalmente speriamo che siano tanti gli iscritti, perché possiamo dopo avere anche un aggiornamento reale, cioè di tutti quanti i dati dei cittadini che comunque pagano l'immondizia. Cioè, per il comune è anche un qualcosa di utile per vedere, per avere nell'immediatezza il dato di chi paga e chi non paga e naturalmente agire di conseguenza. La maggior parte dei teramani, almeno l'80% dei teramani, paga la tassa dell'immondizia. Come ho sempre detto, se dobbiamo dopo agire nei confronti di chi non paga, è per il rispetto di coloro che le tasse le pagano regolarmente. Si è svolta a Chieti la prima riunione del comitato che si è fatto promotore del riconoscimento degli eremi celestiniani abruzzesi come patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. Ascoltiamo Franco Iezzi, presidente del Parco della Maiella. Franco Iezzi, presidente Parco Maiella, una notizia questa importante, soprattutto perché poi come patrimonio dell'umanità, insomma, questi eremi saranno ancora ulteriormente conosciuti nel mondo. Sì, beh, si tratta di un patrimonio unico e che quindi darà una spinta notevole al turismo rivolto a questa regione. E gli eremi non sono rintracciabili in altri luoghi del mondo di questo tipo. Abbiamo già verificato in occasione della nostra presenza ai Musei Vaticani che sono di forte attrazione. Per esempio l'eremo di San Giulia Maiella ha triplicato le sue visite, e quindi questo dimostra come un'azione forte di marketing potrà portare sicuramente un nuovo turismo della nostra regione. Saranno bisogno anche di finanziamenti, insomma, per dare un po', per aggiustare un po'. Beh sì, tenete conto che il Master Plan della Regione Abruzzo prevede un finanziamento di 12 milioni di euro
che sono da utilizzare sia all'Abbazia Celestiniana sia per tutto ciò che sono le attività connesse con il progetto che è stato approvato o che sarà oggetto della sottoscrizione della convenzione fra il Presidente Alfonso e il Presidente del Consiglio Renzi. Questo incontro di oggi è un primo passo, ma sicuramente un passo importante. Sì, beh, questa è una procedura complessa, molto severa, che quindi richiede molta attenzione. Noi stiamo facendo tutti i passi necessari. Ed ora apriamo la pagina sportiva partendo dal posticipo, o meglio, pardon, dall'anticipo di questa sera, subito con la schermata della 26esima giornata, una giornata aperta appunto da Pescara-Vicenza, è finita 1-1 per un Pescara che non ha brillato e che solo nei minuti di recupero e grazie ad un Eurogol di Lapadula ha evitato la sconfitta e così resta in piedi la serie di risultati utili consecutivi, ne sono 9 dopo 7 vittorie, 2 pareggi, quello di Salerno e quello di questa sera contro il Vicenza. La classifica dice che il Pescara è ancora saldamente al terzo posto con 48 punti, ma domani Cagliari e Crotone possono allontanarsi ancora di più. Come abbiamo visto, il Cagliari giocherà a Latina e Crotone invece ospiterà la Provercelli. Ma soprattutto le squadre che inseguono il Pescara possono avvicinarsi con il Novara che giocherà a Como, il Cesena che ospiterà il Perugia, c'è lo scontro diretto tra Avellino e Bari, mentre il Brescia giocherà lunedì, sarà il posticipo che chiuderà la 26esima giornata, al Rigamonti ospiterà l'Ascoli di Davis Mangia. Ma ora diamo spazio alle immagini, gli highlights di Pescara-Vicenza, Pescara con tante assenze, senza Caprari, Berre e Mandragora squalificati, senza gli infortunati Crescenzi, Campagnaro e Coda, dunque Zuparic e Fornasia ricentrati, Mazzotta e Zampano sulle corsie esterne, a centrocampo Torreira, Benalì e il capitano Memuscià, in attacco Mitrizza e Verde a sostegno di Lapadula, e la formazione che ieri aveva annunciato in conferenza stampa il tecnico Massimo Oddo. Nel Vicenza la novità è la presenza di Giulio Ebagua, l'ex Ebagua al posto di Rajcevic nel tridente, che viene completato da Galano e Vita. In panchina va Bellomo, con lui in panchina anche Iuri Cisotti. Si capisce subito che non è una serata particolarmente proficua per il Pescara. Qui c'è subito una correzione di Ebagua al primo minuto con la parata facile di Fiorillo, ma insiste il Vicenza con questo tiro dal limite scagliato da Vita. Questi è Pasquale Marino, uno degli ex di questa serata, un altro ex Giacomelli è squalificato nel Vicenza, un altro ex ancora come Andrea Cocco finisce in panchina per scelta tecnica. È una chance questa per Giulio Ebagua, ben smarcato da Galano, il suo sinistro viene respinto da Fiorillo. Nella circostanza non era salita bene la linea difensiva del Pescara, che ha la migliore chance in questo caso con Mitrizza che serve la Padulla, che viene chiuso da Benussi e da un difensore del Vicenza. Rivediamo questa scivolata di Sampirisi che con Benussi chiude, sbarra la strada a Lapadula. Oddo è un po' nervoso sulla panchina, anche lui vede che non è il solito Pescara. Mitrizza comunque è una buona sorpresa per i biancazzurri, gioca una buona gara finché resterà in campo. Qui offre un pallone a Memuscià che calcia fuori dal limite dell'area. Un'altra buona chance per il Vicenza, il cross di Signori a vuoto, Mazzotta alle sue spalle, colpisce male di testa Galano da buona posizione, una ghiotta opportunità per l'ex Barese, il Robben delle Puglie, qui colpisce male di testa dopo il salto a vuoto di Mazzotta sul bel cross di Signori. Siamo nella ripresa, il Pescara sembra voler alzare l'intensità del ritmo, ma ancora il Vicenza che ha le migliori opportunità. Qui una punizione che Moretti tocca per Galano, il cui sinistro viene disinnescato con i pugni da Fiorillo, poi Zuparic ferma il tentativo di tap-in di Vita. Ancora il Vicenza, pallone per Galano, dal limite calcia e riesce a respingere in qualche modo Fiorillo, sempre impegnato. E qui siamo al gol, al 73esimo, Fiorillo questa volta non è perfetto sulla punizione di Moretti, poi si salva con il piede sul primo tap-in di Vita, ma nulla può su Signori, giocatore arrivato a gennaio dal Novara. Vedete, Fiorillo non è perfetto, non è perfetta neanche la difesa che non va a coprire sulla corta respinta di Fiorillo.
due tentativi addirittura di Vita e di Signore, il secondo è quello giusto per il vantaggio del Vicenza, neanche tanto a sorpresa per quanto visto finora, ma qui c'è la grande chance per il Pescara con Sampirisi che atterra secondo la penna di Roma 1 la Padula, rigore molto generoso, c'è anche il cartellino rosso per Sampirisi, ma Memusciai spreca, calcia al lato, lo specialista Memusciai quest'anno aveva segnato sempre dagli 11 metri, qui sbaglia, spiazza Benussi ma la palla è fuori, ma l'ultimo respiro al 91esimo contro un Vicenza ridotto in 10, ecco l'Eurogol di Gianluca La Padula, gol numero 16 per il capocannoniere del campionato, il tocco di Cocco e la rovesciata spettacolosa di La Padula, palla nella angolo, impossibile arrivarci per Benussi, Pescara che le aveva tentate tutte anche con l'ingresso del debuttante Acosta al posto di Fornasier, prima erano entrati anche Cocco e Pasquato per Verde e Mitrizza quando si era sullo 0-0 e su questo episodio finisce la partita 1-1 con un Pescara che, ripeto, se non altro riesce ad evitare la sconfitta e prolunga a 9 i risultati utili consecutivi, anche se sotto il profilo del gioco la squadra non ha brillato, vuoi per la buona prova del Vicenza, vuoi anche per le tante assenze sul fronte biancazzurro. E nel dopopartita il tecnico Massimo Oddo ha in effetti elogiato il carattere, la voglia di non mollare, palesata fino alla fine dal suo gruppo. Ascoltiamo Massimo Oddo. Ma sono contento perché la squadra non molla mai, non si può vincere sempre, non si può sempre giocare benissimo, ci sono partite in cui trovi delle difficoltà, però questa è una squadra che non molla mai e oggi c'è stata la dimostrazione, insomma andare sotto in una partita dove probabilmente non meritavi di andare sotto, che era equilibrata, poi vai sotto, sbagli il rigore, insomma avrebbe buttato giù un elefante, invece noi abbiamo continuato, ci abbiamo creduto e siamo stati bravi a riacciuffare questo pareggio. E poi domani vedremo se sarà un punto guadagnato o due punti persi. Sì, voi sapete che io non sono legato ai moduli, io cerco sempre di mettere i giocatori in condizioni migliori per esprimersi al meglio. Oggi giocavano Mitrizza e Verde, in questo momento per caratteristiche loro ho pensato che sono più bravi, li avrei messi a loro agio giocando un po' più aperti e quindi io ho fatto questo, ma nulla di strano, cioè, insomma le ultime tre partite le abbiamo vinto con questo modulo alla fine, quindi siamo in grado di farlo, l'abbiamo fatto come l'abbiamo fatto in altre circostanze. E domani alle 15 tocca la Virtus Lanciano che al Biondi ospiterà il Modena di Hernan Crespo, è un vero e proprio scontro diretto che arriva in un momento particolare perché lo sapete, c'è questa trattativa in atto tra il patron della Virtus, Franco Maio, e quindi la proprietà della Virtus Lanciano, l'imprenditore campano Stefano Bisogno. Ieri c'è stato un incontro a Lanciano, un incontro che dovrebbe essere bissato lunedì prossimo. Vediamo il servizio. Da un lato la trattativa societaria, dall'altra il campo che impone alla squadra del neotecnico Maragliulo la rincorsa salvezza. Su questi due piani si sviluppa il futuro del calcio lancianese. Ieri c'è stato l'incontro tra l'imprenditore campano Stefano Bisogno, accompagnato dall'ex DG del Pescara Vittorio Galigani, da una parte, e il patron della Virtus Franco Maio dall'altra, alla presenza del team manager Cicci Diomede, uomo fidato dei Maio e molto legato allo stesso Galigani, che di questa operazione è stato intermediario e che della Virtus diventerà dirigente in caso la trattativa vada in porto. L'incontro di ieri, slittato più volte in giornata, anche per sviare l'attenzione dei cronisti, non è stato però risolutivo. Le parti torneranno a incontrarsi lunedì per quello che potrebbe essere il giorno della svolta, prima di fissare l'appuntamento dal notaio per la firma. Filtra ottimismo dall'entourage di Bisogno, sul fronte Maio si riflette, ma a mettere fretta gli attuali proprietari sono non tanto il fronte debitorio, quanto gli oltre 400.000 euro freschi freschi necessari al pagamento degli stipendi entro la metà del mese per evitare di incappare in altri deferimenti e penalizzazioni. Intanto è venerdì di vigilia per la squadra, che domani si gioca molto in quello che è uno scontro diretto per la salvezza. Al Biondi arriva il Modena di Hernan Crespo, che ha appena due punti in più. Il tecnico Maragliulo, nella nota audio, esclude che le trattative societarie possano incidere sui giocatori. Assolutamente no, perché credo che sia assurdo che una squadra che sta lottando per un obiettivo importante come può essere la salvezza possa farsi prendere da queste situazioni, quindi noi pensiamo solo ed esclusivamente a giocare.
vogliamo assolutamente vincere. Il Modena, che gioca con una squadra che è appena sotto di loro, faranno chiaramente di tutto per portare via un risultato positivo e mantenere la distanza. Problemi alla caviglia per Zé Eduardo, Di Matteo è squalificato. Proprio la sostituzione dell'esterno sarà il principale cruccio di Maragliulo, considerate le non perfette condizioni di Salviato. Arbitra l'incontro Daniele Chiffi di Padova. E in effetti Di Matteo, che è squalificato, ma anche Zé Eduardo, infortunato, non sono stati convocati. C'è nella lista dei convocati Salviato, che però si è allenato in via differenziata in settimana. Non è facile che sia in campo dal primo minuto domani al Biondi. Contro un Modena che dal canto suo sarà privo di Bentivoglio e soprattutto di Galloppa, che è stato il match winner della gara d'andata. Galloppa che sarà fuori fino alla fine della stagione. Recuperato il bomber Granoce, che sarà in campo, sarà tra i titolari, così come tra i titolari in porta sarà confermato Manfredini al posto di Provede. Ascoltiamo il tecnico dei Canarini, Hernan Crespo. Il Lanciano sembrava quasi condannato, ma nelle ultime partite insomma si è rifatto sotto. Che squadra è? No, una squadra piena di giovani, talentuosi, e con qualche sicuramente uomo di esperienza. Una squadra che ha cambiato con 4-4-2 o 4-4-1-1, dipende Marilungo cosa le fanno fare, diciamo, il lavoro sporco sul regista. E dopo, nel secondo tempo, ha cambiato e ha messo a Di Francesco a fare quel lavoro lì, e l'ha messo esterno sinistro Marilungo. Quindi è che l'unico indizio che abbiamo noi nella partita scorsa. Una squadra di talentuosi, di giocatori molto interessanti, giovani interessanti, e quindi una squadra complicata, però ripeto, allo stesso tempo alla nostra portata. Granoce e Camarà dall'inizio? La buttiamo lì? Perché no, è una possibilità. Sicuramente Stanco e Nardini non sarà molto contento delle tue affermazioni, però va bene, può darsi. Manfredini in porta? Anche Frode sarà molto contento con te, quindi sicuramente se lo vuoi invitare al tuo programma sarà complicato. Però ci sta, fa parte delle scelte del mio lavoro, e quindi sicuramente mi fa piacere, perché stiamo parlando sempre di situazioni positive, nel senso che giocatori che sono dimostrati all'altezza, che più che meno, ma è gente che ha bisogno di ritrovare continuità, e gente che ha bisogno di opportunità. Sono componenti importanti. Questo per quanto riguarda la Serie B. In Lega Pro invece il Teramo è reduce dall'eliminazione in Coppa Italia maturata ieri a Siena, sconfitta per 1-0, è in attesa di conoscere il destino a livello di inchiesta sportiva della penalizzazione, se sarà o no decurtata. Ora la squadra prepara il match di domenica alle 17.30 al Bonolis contro il Tutto Cuoio, ma noi torniamo in questo servizio alla gara di ieri persa a Siena con tante seconde linee in campo. Si arresta ai quarti di finale il cammino di Coppa Italia del Teramo, battuto di misura a Siena per 1-0. Prova più che dignitosa per i ragazzi messi in campo dal tecnico Vivarini, seconde linee o giovani della Berretti, con il supporto in campo di un titolarissimo come Perrotta nel trio di difesa, come previsto in campo Brugaletta, Cecchini, Palma, Paolucci e la coppia d'attacco Moreo-Lenoci. Opportunità di mettersi in mostra per il difensore Serrao e per l'ultimo acquisto del mercato, il centrocampista Prezioso. Nella ripresa spazio anche ai vari Tini, Frezzi e Calderaro. La partita però risente di un clima da amichevole e non lascia particolari tracce, se non un palo colpito dal senese Rozzi nel finale di frazione. Più viva la ripresa, nella quale si mette in evidenza Paolucci con qualche buona sortita, anche se il portiere più impegnato è Narduzzo, che con un gran riflesso nega il gol all'ex lancianese De Feo. Un altro ex Virtus lanciano come Antonio Rozzi però decide partita e qualificazione al 26esimo con questo bolide da molto lontano che sorprende Narduzzo fuori dai pali. Bella giocata per l'attaccante Scuola Lazio, che in terra senese cerca di riabilitarsi dopo i soli 45 minuti giocati in cadetteria con la maglia rossonera nella prima parte di stagione. Mentre Vivarini dà spazio ai giovani, ancora De Feo prova a chiudere il discorso ma trova l'opposizione di Narduzzo. L'unica chance per andare ai supplementari, il Teramo ce l'ha con la punizione dello specialista Lenoci, ma la palla scheggia l'incrocio. Nel finale ancora Narduzzo, in uscita bassa, vince il duello con De Feo prima del fischio finale che permette al Siena di avanzare in semifinale. Il Teramo, che aspetta ancora il verdetto
della Corte federale d'appello, dopo che il collegio giudicante si è riservato la decisione ai prossimi giorni, si concentra sul campionato. Buona parte del gruppo dei titolari è rimasta a lavorare a Teramo. Nel venerdì di antivigilia il gruppo tornerà a lavorare al completo, mentre sabato mattina ci sarà la consueta rifinitura in vista del match del Bonolis di domenica prossima alle 17.30 contro il Tutto Cuoio dell'ex Calvano, e sulla cui panchina tornerà a sedere il tecnico Lucarelli, che ha finito di scontare 4 giornate di squalifica. Era questo l'ultimo servizio del TG6, che torna domani con la prima edizione delle ore 14. Grazie per l'attenzione e buonanotte.